nella strada che Enrico Benaglia percorre ogni giorno a piedi da casa a studio con puntualità, come un operaio di sogni, per dirlo con Salvatore Quasimodo, non è mai solo. Lo accompagnano con una fedeltà che ha origini lontane nel tempo i suoi fantasmi. Lo isolano, lo proteggono dal chiasso della realtà che sarebbe per lui deviante. Gli vengono incontro dagli amatissimi alberi, dalle finestre vuote delle ville silenziose. Così come accadeva nella sua fantasia infantile non mai spenta e alla quale fa ancora felicemente ricorso. Con le sue stelle inverosimili, un cielo come questo nasce dal ricordo di un presepe e le sue immagini, quelle immagini che sono così inconfondibilmente sue, si possono leggere come una lunga ininterrotta favola. Ed è questa la parola più ricorrente nei testi dei suoi primi critici. Ma come vuole il genere, queste immagini contengono una loro morale che non è difficile cogliere, purché si vada oltre l'apparenza del gioco, della trovata, che sembra offrire all'artista una possibilità illimitata di invenzione. I personaggi che appaiono nelle sue tele sono i più umili, i più poveri che si possano immaginare, dei pupazzi di carta, emblemi forse della inconsistenza della vita, ritagliati qualche volta addirittura nelle pagine dei quaderni di scuola. E appena si entra nello studio, sono loro a venirci incontro, proprio loro, quei pupazzi di carta che il pittore ritaglia montandoli come giocattoli, prefigurando il quadro che verrà e che ora appaiono vivi di una loro vita autonoma, per una suggestione che l'artista saprà rendere più intensa nel compimento delle sue tele. La favola, l'irrealtà del sogno. Ma queste immagini, che sono state definite oniriche fin dal loro apparire, sembrano riproporre il dubbio espresso dal poeta argentino Luis Borges. Non c'è differenza fra la realtà e il sogno. E non sappiamo quale sia la dimensione nella quale veramente viviamo. Per ricercare le ombre dei padri dietro le prime prove già sorprendenti di questo giovane pittore romano, si fecero i nomi di Chagall e di Gentilini. Due nomi che peraltro sarebbero invece da considerare indicativi dei due poli della visionarietà di Benaglia, quello surrealistico e quello metafisico, che sono alla base di tutta la sua pittura. La freschezza e l'apparente spontaneità dell'esito, come Benaglia governi i suoi elementi stilistici, come studi l'impaginazione, la cadenza dei rapporti tonali. Ecco il blu che Benaglia più ama, che è più suo, il blu che è cielo, che è mare, i due elementi più ricorrenti nei suoi quadri, simboli di una dimensione immisurabile come è quella del sogno, della fantasia.
Il blu che esprime non soltanto la concreta e comprensibile lontananza, quella dell'orizzonte irraggiungibile, ma si potrebbe dire il lontano, quel lontano che abbiamo alle spalle, evocato da una memoria ancestrale. Talvolta i suoi pupazzi, come nelle favole di Collodi, hanno il dono della sembianza umana, ma restano marionette che portano negli occhi lo stupore, l'incanto, ma anche la paura del mondo. Persino una piuma può apparire ai loro occhi, come a quelli fanciulli del pittore, un misterioso messaggio, una voce che viene da lontano, un segno della speranza, in definitiva un simbolo, un emblema, uno dei tanti che ricorrono nelle tele di Benaglia come nelle sue raffinate litografie. Un genere questo che l'artista frequenta con molto talento, quasi a conferma di quanto mestiere presieda alle sue creazioni, nelle quali le dimensioni opposte si incontrano. Con la vastità del cielo e del mare, così ricorrente, c'è un universo di oggetti, di giocattoli, di piccole cose inutili, piene d'anima e di vita, per chi sappia coglierla. Può prendere il via, animarsi in una corsa vera anche se il binario gira intorno. Benaglia ne sente tutto il fascino, la sua fantasia sa dilatare quel viaggio. Così come quello di una barchetta su una fontana, un'immagine che il pittore porta via con sé, che ferma per sempre. La vasca può diventare il mare e gli animali di legno che erano sugli scaffali partire per il loro grande viaggio e la barca con la forma domestica di un cassetto diventare una possibile arca.